Howis, c'è tutta la telecamera sfruttatissima. Buon salve a tutti people, buon salve. Bentornati all'88esima puntata del Runcast, buon salve, bentornati. Stasera vediamo un po' di robina. Oh, buon salve, benvenuti, siamo a giovedì, domani è venerdì. Domani c'è la open beta di Diablo. Io ho riacquisito i miei superpoteri oculari. Non ho bisogno di trasformarmi in Marion Cobretti questa sera. Chi è lei? Infatti, buonasera Mortures, senza occhiali, non la riconosco, lo so. Ho infranto dei cuori martedì scorso, lo so, me ne rendo conto, purtroppo, ecco, oggi vi evito quella orribile figura di un uomo con dei problemi oculari. Oggi sono legit. Sì, domani delirio. Domani io vi consiglio di rimanere a casa al pomeriggio e essere qui a fare login alle ore 17. Oggi tutto bene con gli occhi bionici, sì, adesso ne tolgo un paio. In effetti è stata una giornata particolarmente impegnativa, martedì. Tu che dal Norreno attingi per farti chiamare Run, segreto notturno, no. Invece no, è Rune, comunque va bene. Araldo del disagio, portatore di novelle, dispensatore di croccantezza. Vedo attraverso la tua oscurità, ora vedo le tue bugie, mostrerò loro come vederci. Lo faccio, non placherò i tuoi idee, distruggerò, tu nominerai il mio nome. Senua. Sì, stasera vediamo anche la nostra carissima Melina Jurgens. Che cosa ha fatto? Cosa non ha fatto più che altro? Perché in effetti è stato incredibile. Credevi di trovare Ray Charles? No, non c'è Ray Charles questa sera. Buonasera Silent Killer. Domani si va a castare non morti? Sì, anche, assolutamente sì. Vi seguirò dal lavoro? Perfetto. Principe Bianco, molto bene. Buonasera, ho recuperato i tuoi video sulla lore di Diablo, veramente molto belli, grazie Vincenzo Archel, molto gentile. Dopo 2 anni sostanzialmente che sono rimasti lì, così a vegetare, qualcuno adesso ci sta guardando proprio in virtù dell'arrivo di Diablo 4, quindi benissimo. Avevo fatto un lavorone fotonico che però era andata un po' così. Visto Project M, sembra Quantum Break asiatico, eppure Mind's Eye, molto, molto figo se usciranno mai. Sì, stasera vediamo un po' di roba Mirror Fate. Ovviamente buonasera a tutti, buonasera, benvenuti. Grazie a tutti coloro che si sono abbonati, grazie a tutti coloro che hanno sbittato, come la nostra Valentina, ciao Wizard Vava. Ovviamente, grazie, un abbraccio. Anche io in passato l'ho visto la lore, bravissimo Dragon Blaze. Ho recuperato la storia di Diablo fino al primo, gli altri li sto giocando. Bravo. Questa sera ci sarà parecchia roba da vedere, parecchia roba da gustare, quindi musichina. E ci apprestiamo adesso a entrare nella zona del salottino, perché poi dalle ore 22 alle ore 23 circa facciamo una partitina a Halo con i nostri membri più esimi della community, ovvero il buon Red e il buon Fiora. Ovviamente andremo così a caccia di altri Spartan, sperando di non fare figure barbine. Hanno inserito roba nuova, l'abbiamo già visto all'interno di una live di 3 settimane fa circa. Ci ho ripreso la manina, c'è la playlist che è assolutamente gradevole e simpatica, giocatina ad Halo Infinite. Domani a Diablo 4, anche sabato in live, domenica ci sarà il consueto appuntamento con il Runcast, ma probabilmente faremo un attimo un'analisi, tutte cose. Buonasera carissima Mim, com'è il Doom sul telefono? È una bomba BD Silma, guarda, ai, Alpha Dog ci ha preso, questo titolo, signori, è un giochino droghino, devo essere sincero, mi ha preso particolarmente, è anche abbastanza challenging in alcuni pezzi, molto divertente, non ho speso un euro, quindi è giocabilissimo, anzi per il tempo che ho è fin troppo a dire la verità, infatti per giocare la partitina devo poi correre 5 minuti. Quindi è veramente fatto molto bene, il mio plauso va ad Alpha Dog, che hanno trattato davvero con il guanto bianco un brand a me carissimo come quello di Doom, e che hanno riproposto in chiave top-down shooter, conservando la sua splatterosità, ma anche aggiungendo della cuteness, perché effettivamente il mini Slayer è veramente molto molto carino.
Non è sul pass, è completamente gratuito, scaricabile da Android. E ecco, mi dice riprendere il capitolo, vedete? Ho interrotto perché stavo facendo una partita, qui non si vede il tasto, ma qui c'è scritto riprendi, quindi lo metterò in pausa perché poi... Tac, e così ci siamo, e così ci siamo. Buonasera Darghi, buonasera Bollato. Buonasera. Cap, sai che mi hanno infastidito le dichiarazioni su Redfall che recitano c'è porco Arcane. Quando si cerca di cambiare e innovare c'è sempre qualche detrattore. Lo so ragazzi, allora me l'avete sottoposto in varie salse. Faremo anche una piccola parentesina su Redfall perché ci sono un paio di altre informazioni che mi avete chiesto, che ho recuperato, che sono anche uscite in interviste successive che non ho potuto analizzare a stretto giro ieri quando ho fatto proprio il video cotto e mangiato e l'ho messo proprio sul canale. Buonasera The Father, perché ci sono altre robine di cui parlare, abbiamo saputo la durata dell'esperienza di Redfall. Buonasera Red, ecco il nostro secondo Spartan, il buon Fiora è già pronto. C'è uno comunque, ecco, magari se qualche abbonato in pratico di Halo Infinite vuole entrare questa sera in matchmaking con noi, con la mia ciurma, può entrare comodamente. Ma manca uno slot solo, quindi ecco. Buonasera boxari egoisti che non volete condividere le esclusive. Ecco, questa è un'altra roba, Fabio M, che è saltata fuori e ovviamente subito si è innalzata la polemica, come sempre. Quella brutta però. Buonasera Arsenico, buonasera. Abbiamo un paio di robine di cui parlare e quindi sai che faccio? Mi scarico un emulatore Android su PC e me lo gioco con il pad, perché no? Perché no? Io, ecco, secondo me è un'esperienza da mobile proprio da trono, ecco, per quando c'hai quei 10 minuti e un quarto d'ora, e poi 10 minuti e un quarto d'ora si trasformano in mezz'oretta, ma sì, dai, dopo, prima di andare a letto, cosa fai? Non consumi l'energia che ti è rimasta prima di andare a letto, tanto domani mattina sarà tutto full, la fai una partitina all'una e mezza di notte alle due? No, ma certo che la fai, ovviamente che la fai, ma che stavo a scherzare? In che senso esclusive Xbox? Lo vediamo. Passiamo subito all'informazione, che così almeno poi questa sera alle 10:10 proprio cerchiamo di rimanere all'interno della finestra delle ore 22, perché voglio giocare a qualcosina, perché appunto domani e dopodomani sarò super focused su Diablo, visto che cercherò di accedere con il mio account originale per riscattare il lupetto, visto che dovrò raggiungere il livello 25 un'altra volta, ecco, e visto che dovrò fare anche i video per domenica, sempre polemica, potrebbe essere complicato. È in lavorazione comunque un video sulla open beta di Exoprimal, che sto facendo appunto un attimo il punto della situazione su tutto il titolo, arriverà non so, probabilmente sabato mattina, non lo so, adesso vediamo, oppure all'inizio di settimana prossima, e comunque ci sono altre robe in arrivo, arriveranno anche più contenuti di gameplay, poi vi spiegherò un attimo il tutto e ovviamente vi invito a seguirmi praticamente dappertutto, quindi punto esclamativo Discord per gli abbonati che avranno la possibilità ovviamente di giocare anche con il sottoscritto, abbiamo altre risorse fra cui il forum, abbiamo il club che vi farò vedere appunto fra pochissimo come si fa a creare una roba all'interno del club, dell'official club di Runewalker, un paio di cosine che volevo dirvi per il prossimo futuro, perché cominciano ad arrivare anche altri contenuti non first party, segno che i promoter e i PR generalmente mi considerano, non tutti, non quelli giusti mi considerano, però anche gli altri, quindi grazie a tutti, arriveranno contenuti anche per i first party, vi spiegherò poi il mio piano di battaglia, magari lo faremo domenica, così almeno ci facciamo anche un'idea un po' del tutto e non mettiamo un milione di mille cose. Sì, lo so, ora magicamente anche solo PS5 e Forza Horizon usciva anche su PC, lo so, poi rompono per Redfall, ma la storia è lunga e travagliata. Passiamo di là che così almeno vi faccio vedere un po' di cosine, forza, forza! Ed eccoci qua, allora, primissima cosa, first things first, come si dice in maniera britannica, credo, parla il buon Rod Ferguson, ovvero è tondo figlio di Fergu, e perché Rod sta anche per tondo, veramente un tondino di ferro, quindi
tondo figlio di Fergu. Buon salve Chris Paltair, ho recuperato strati del tuo video di CIA, mi è piaciuto, bravo, grazie Massimo, molto gentile, grazie, titolo interessante, speriamo che arrivi sul pass, su Xbox in generale. Ho cercato di estorcere delle informazioni al PR e mi ha detto che non può dire niente, quindi giustamente. Allora, il buon Rod Ferguson, ovvero il capo di Blizzard per quanto riguarda Diablo, per quanto riguarda proprio il team di Diablo, ecco, GM of all things Diablo at Blizzard, quindi Senior Vice President, dice... meglio mettere le mani avanti, perché ci saranno probabilmente... dei problemi, ecco, all'interno della finestra della open beta, che è gratuita per tutti all'interno di questo fine settimana. Per cortesia, siate pazienti, attendiamo tantissimi giocatori, cercheremo di testare il nostro gioco e la nostra infrastruttura, grazie a tutti coloro che renderanno possibile Diablo, fare il meglio possibile con Diablo 4, bla bla bla, eccetera eccetera. Quindi mettono le mani avanti. È chiaro che storicamente, visto che la cosa è già saltata fuori anche all'interno del forum, della community in generale, ecco, ci saranno code sterminate, sappiatelo, questo è proprio, è come partire la mattina del Ferragosto dicendo ma sì, ma fammi andare al mare, ma chi vuoi che ci sia oggi, quella roba lì ci sarà probabilmente domani. Quindi principalmente il mio invito è, nel caso in cui non siate dei super hardcore player e vi troverete qui alle ore 17 a fare clicchi 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 sulla pagina di Diablo 4 per entrare proprio all'interno del gioco, nel login, nel caso in cui non siate in questa condizione, sappiate che è possibile, è probabile che riuscirete a provarlo nelle zone di minore, negli orari di minor carico, di minor affluenza, per cui la notte fra virgolette o la mattina molto presto o il primo pomeriggio qui in Italia, visto che poi il lancio è global, quindi sarà un casino. Io sono abbastanza convinto che ci saranno problemi, ci saranno lungaggini, ci saranno code. Io personalmente cercherò di entrare all'interno della beta il prima possibile, di tenere il posto sempre che non mi chicchino un'altra volta. Sappiate che questo è il Far West. Se non potevamo, fra virgolette, concedere il beneficio del dubbio a Blizzard nel caso della closed beta pre-order, perché il numero dei pre-order lo sapevano benissimo quale fosse e non hanno preparato delle strutture adeguate, sappiate che qui sarà davvero il Far West. Quindi aspettatevi, mettetevi già il cuore in pace che ci siano problemi e quant'altro. Al lancio non sarà così, perché non tutti coloro che proveranno la open beta poi acquisteranno Diablo 4. Così come tutti coloro che l'hanno preordinato appunto precedentemente potrebbero anche non esserci al lancio, visto che molti hanno fatto la richiesta del pre-order, hanno acquistato il pre-order e poi hanno fatto il reso per poter giocare alla beta. Quindi ecco, contento di vedere che hai recuperato la vista, grazie Chumbin. Chi l'avrebbe mai detto, hai visto? Questa open beta avrà 3 server, chi si connette bene gli altri prenderanno i popcorn e leggeremo le lamentele. Ha scritto proprio così, sì, più o meno, anche sotto c'erano altri tweet. Sarà un bagno di sangue, abbastanza. Tranquillo, mi sveglierò alle 3 di notte, voglio vedere se la coda c'è. Ma può essere, perché poi alla fine noi siamo più 7 rispetto al Eastern Time che è stato indicato. Comunque sì, ecco, ci sono, calcola che da noi se fosse notte sarebbe in pieno venerdì sera per gli Stati Uniti, quindi ecco, sarà un delirio sempre e comunque. Quindi mettetevi il cuore in pace. Un paio di info al di fuori di Diablo nello specifico. Comunque ci sarà la possibilità anche di giocare insieme all'interno della beta, se riuscirete ad entrare, se anch'io riuscirò a entrare. E sabato sera alle ore 20 cercherò di fare tutto il possibile per essere online alle ore 20. Grazie mille Sad Boy per l'abbonamento, grazie infinite, buonasera a te, grazie per i 2 mesi. E cercherò di fare il possibile appunto per essere online alle ore 20 e andare a picchiare a Shava, il world boss
che esponerà solo in alcune finestre, tipo alle 6 di sera, dove non riuscirò a essere online di sicuro, alle 8 di sera cercherò davvero di fare l'impossibile per poi chiudere sostanzialmente dopo 13 minuti, perché ha una finestra di spawn di 13 minuti. Se all'interno di quei 13 minuti, dalle 8 alle 8 e 13, riusciamo a ucciderla, bene, altrimenti ci fa ciao ciao con la manina e si va avanti. Buonasera Ima Geek, benvenuto a bordo della live. Altre info, dai che c'è un botto di roba da vedere. Vi ricordate Project Sirius, ovvero il progetto multiplayer basato sul brand di The Witcher? Titolo di CD Projekt Red, uno dei X progetti a tema The Witcher, ebbene è stato ributtato. Quindi cominciamo con la lista dei morti. Il reboot chiaramente è confermato, perché è stato detto proprio da CD Projekt Red all'interno del loro sito. È il titolo sviluppato da Molasses Flood. Buonasera Luca Greggio, aspetto ancora il DLC di 2076 di Cyberpunk, lo so. Comunque, sappiate che, visto che molti hanno riposto ampia fiducia nel brand di The Witcher dopo un po' la debacle di Cyberpunk, un po' la versione next gen gratuita di The Witcher 3. Quindi, ecco, sappiate che siccome hanno messo pedine un po' ovunque, carri armatini un po' ovunque su questa enorme battaglia che stanno facendo i ragazzi di CD Projekt per riconquistare la fiducia persa per il tradimento di Cyberpunk, sappiate che ci sarà da aspettare ancora. Il titolo è sviluppato da The Molasses Flood, quindi non è quello sviluppato internamente da CD Projekt Red, ma che ne detiene la supervisione. Quindi, Ale, capitano, quando ho scritto su Discord intendevo gli orari delle live per giocare insieme, ma immagino saranno live serali. Sì, Sad Boy, le live per Diablo saranno serali, sì. Sabato sera, perché venerdì farò una tirata unica 1.25 in live, quindi domani farò 1.25 dritto per dritto, molto probabilmente rifarò il Mage, perché ho intenzione appunto di portare avanti quello, ma potrei lanciarmi sul Negromante. Quindi molto probabile, sono indeciso, perché anche il Necromancer ha un po' tante cose che mi interessano, però il Wizard lo conosco già abbastanza bene e devo un po' spingere, perché altrimenti potrei non avere il tempo necessario per fare tutto il resto. Quindi la mia opinione su Exoprimal, il video di domenica sempre polemica, tutta una serie di altri contenuti che sto preparando che non posso dirvi in nessun modo, quindi assolutamente niente, non uscirà nulla dalla mia bocca. Però, ecco, c'è roba che bolle in pentola. The Witcher 3 è ad oggi l'opera videoludica più bella mai creata dall'uomo finora. Modestissimo parere personale. Ciumbile è più che legittimo, è un ottimo RPG con elementi di combat che non mi hanno fatto impazzire rispetto ad altri. Non è un classico ARPG come piacciono a me, ecco. Però, ecco, non è Wulong Fallen Dynasty, però effettivamente The Witcher 3 ha un qualcosa nel combat che andava sistemato, andava rifinito al lancio. Comunque l'ho super amato, per me è un titolo leggendario al pari della saga degli Elder Scrolls, quindi più che legittima come parere, mi ci ritrovo. Facciamo gli solletti, ci dirà tutto, non posso, BD Silva, sono sotto embargo, ok? Sono sotto embargo. Ho contattato dei PR, o meglio, mi hanno contattato dei PR, come dicevo in apertura, mi hanno concesso una chiave di gioco per un gioco del quale non posso dirvi nulla, perché non è CIA, perché chiaramente l'ho già portato, è un gioco del quale non posso ancora parlarvi. Non è un first party, basta. La trama, la recitazione, lo so. Gameplay un po' legnoso, bellissimo però effettivamente, è un'atmosfera unica, impagabile, una soundtrack fenomenale, feels ovunque, scelte anche interessanti, ben fatto. Barbie petta il cavallo con le amiche, ciao Fix,
Paperazzi 2 no, è un gioco atteso, è un gioco atteso, sì, è un gioco atteso, Boxaro, è un gioco atteso, non posso dire altro, non chiedetemi nient'altro. Ho evitato di comprarlo proprio per il combat, mi fa storcere il naso solo a guardarlo, anche se lo tirano in mega saldo su Steam, l'ho sempre scansato. E può essere, de gustibus. Iniziano a notare il duro lavoro, speriamo, speriamo, è che non iniziano a notare il duro lavoro... I first party, mortacci vostra. Quindi, ecco, io intanto la preview di Redfall me la sono scordato. Comunque, grazie a tutti che nella zona dei commenti di YouTube mi avete incensato come l'araldo di Xbox italiano e questi di qua che hanno detto quelle robe lì. Poi facciamo una parentesina, comunque, una brevissima parentesi. Anche se non ho avuto modo di giocarlo, mi sono letto tipo 20 recensioni, ho guardato una ventina anche di video analisi e effettivamente, insomma, tutti sembrano essere concordi su varie robe e ci sono giustamente anche delle voci fuori dal coro, voci che io rispetto ovviamente, rispetto la loro professionalità, però ecco, vorrei un attimo fare il punto della situazione, perché poi come sempre si strumentalizzano determinate dichiarazioni per cercare ognuno di tirare l'acqua al suo mulino, quindi stiamo calmi. Ogni volta che qualcuno nomina Half-Life 3, Gabe Newell lo rinvia di 10 anni. Uscirà nel 2000 mai. Avanti, vi ricordavate che parlavamo di Amazon Luna? L'ho evocata. Io quando dico le robe, succede l'opposto. E infatti, appunto, la maledizione del capitano, l'anatema del capitano funziona sempre. Solo che me lo sono autolanciato. Vi ricordate che dissi appunto un paio di live fa? Oh, ma Amazon Luna che fine ha fatto? Boh, non si sa più, chissà che cacchio di fine avrà fatto, staranno sviluppando ancora qualcosa, uscirà mai dalla beta negli Stati Uniti? Track, ecco fatto, Amazon Luna viene lanciata nel Regno Unito, in Germania e in Canada, quindi esce dagli USA e arriva anche in Europa, segno che comunque il progetto si stia muovendo molto a rilento, secondo me, molto a rilento. Perché negli ultimi 3 anni dal lancio che pubblicizzarono nel 2020 non si è visto... Aspetta, che avevano fatto... Non ricordo quali titoli avessero pubblicizzato nella loro campagna marketing, oltre al discorso degli Amazon Games che non svilupperanno più first party, eccetera, eccetera, ma mi sembrava che avessero forse Assassin's Creed Valhalla, c'era qualcosa con Assassin's Creed forse, adesso non ricordo. Comunque ecco, in 3 anni non si è visto sostanzialmente una mazza, dopo averlo detto, tac, è arrivato. Quindi ecco, speriamo che i PR italiani non mi contattino mai per darmi chiave di gioco, anteprime, invitarmi a degli eventi come creator dedicato a Xbox. Visto che quando dico una roba succede il contrario, facciamo così, almeno ci siamo a posto. Hanno fatto un first party morto in tempo zero. Ma New World dici? Anche se non è proprio un first party perché non era di Amazon Games, ma era sviluppato da Smilegate, se non mi ricordo male. O forse... No, Smilegate era, se non sbaglio. Ho sentito... Sì, esatto. Vado, scarico il gioco, per me è una figata. Ma è concentrarsi sui pareri degli altri. Sì, poi ecco... Esatto. Grazie Pablo. Poi trattiamo brevemente il discorso di Redfall, il discorso delle opinioni, perché sì, mi avete... contattato in 5.000 fra insulti, fra virgolette, rivolti ai ragazzi di Round 2 che conosco, cioè conosco Francesco Fossetti, non di persona chiaramente, ma abbiamo parlato diverse volte in privato. Rispetto chiaramente la loro professionalità, sembrano essere proprio le voci fuori dal coro, giustamente loro hanno avuto la possibilità di giocarlo. Quindi buon per loro, chiaramente. Mi sembra che anche le testate più ostiche o più ostili forse nei confronti di Xbox e nella fattispecie del revamp, se vogliamo, dovuto all'acquisizione di Microsoft per quanto concerne Bethesda, cioè il nuovo corso con il discorso delle esclusive, il discorso del nuovo marketing, questo approccio di un titolo nuovo, differente da Prey, differente da Deathloop, differente da tutto ciò che hanno fatto finora, differente da Dishonored, quindi
completamente un nuovo capitolo di Arcane, come fanno tipo sempre, a parte col brand di Dishonored che è durato 3 episodi, l'1, il 2, la morte dell'esterno, tutto il resto è stato fatto praticamente one shot, quindi mi aspettavo che fosse qualcosa di diverso. Ecco, non mi sento di criticare la loro visione, anche se a dire la verità io la recensione che hanno fatto l'ho seguita in maniera molto distratta, se vogliamo, perché ero concentrato, diciamo, a fare il video sulle testate che poi ho portato in analisi, quindi varie IGN, VGC, Eurogamer, eccetera eccetera, GameSpot, GameRant, compagnia cantante. Tra tutta questa tipo 20 recensioni, mi avete detto, ma guarda che Fossetti ha detto così, guarda che Mottura ha detto cosò, bla bla bla, c'è da preoccuparsi. Ragazzi, ste robe succedono e succederanno tipo sempre, e effettivamente ognuno poi ha il suo gusto personale. È l'esatto motivo per il quale il video di prime impressioni della beta, delle open beta, delle closed beta, delle preview, tutte quelle robe lì, è sempre una roba da prendere con le pinze. Io ho fatto ad esempio il video su Diablo 4, in molti all'interno della zona dei commenti nello specifico mi hanno detto, ma capitano, sbaglio o ti vedo discretamente perplesso, con una vena di disappunto, alcuni hanno detto, del tipo, ma mi sembra che qualcosa non vada, ecco, all'interno di questo Diablo 4 ho le mie perplessità. Seguo molti creator di veri hardcore gamer di Diablo, nella fattispecie gente che ha infranto degli world record, degli world first, quindi gente veramente skillata, cioè non io che sono un appassionato, ma gente che ha dedicato la sua intera esistenza al brand di Diablo, e hanno mostrato tantissime perplessità, alcune delle quali ad esempio le condivido. Non vado a sparare a zero su un gioco che non è ancora uscito in via definitiva. Alcune cose mi piacciono, alcune cose non mi piacciono. Ho criticato alcuni aspetti, è giusto che sia così, perché chi crea dei contenuti ha il dovere e il diritto di dire il proprio parere, la propria opinione fattuale, fra virgolette, nel senso corroborata da un qualcosa in game, non che si vada a sentimento tipo, ah, Xbox fa schifo quindi prendi 2, ecco perché non siamo all'asilo se si parla di creazione di contenuti, quindi rispetto la professionalità altrui. Alcune cose, ecco, non le condivido io personalmente, ma sono sempre visioni personali, ma ci mancherebbe altro. Non per forza, siccome il loro nome chiaramente è celebre, appunto i ragazzi di Round 2, Fossetti e Mottura, che hanno lasciato la redazione di Every Eye, eccetera eccetera, e tutto quanto, nonostante siano appunto delle figure di spicco, se vogliamo, all'interno del panorama dell'informazione videoludica italiana, sono comunque delle persone, dei gamer, non sono degli automi, e è impossibile, ribadisco, fare una valutazione numerica, dare un voto in maniera completamente asettica, a meno che si parli di performance, che sono gli unici dati oggettivi all'interno di una recensione. Quindi il disappunto, le perplessità che hanno espresso possono essere legittime, possono essere condivisibili oppure no. Non ci trovo nulla di preoccupante e di allarmante, né da un lato né dell'altro, nel senso che non è che per forza si debba incensare Redfall perché è la prima IP che arriva di Bethesda, escludendo non High on Life, scusate, quella di Tango Gameworks, mannaggia la pupazza che mi sta scappando in questo momento, no, non Deathloop, ma Hi-Fi Rush, esatto, grazie Pablo, non Ghost Recon Tokyo, perfetto, escludendo Hi-Fi Rush, è la prima vera big hit del comparto Bethesda all'interno dell'ecosistema di Xbox, quindi non per forza dobbiamo lanciare coriandolo e dire wow che meraviglia, perché insomma è un po' l'asilo, cioè è come wow questo titolo è fantastico perché è un'esclusiva, e entreremo appunto anche nel discorso dell'esclusiva, infatti ho aperto apposta questa pagina di Twitter, e nemmeno dall'altra parte denigrarla perché Xbox fa schifo e perché in Italia tira come, non lo so, veramente una brezza leggera Xbox in Italia, una leggera brezza.
Quindi non fatevi portare a spasso né condannare le varie opinioni altrui. Analizzate tutto in maniera ponderata, ragionate con la vostra testa. Magari tanti pareri poi alla fine potrebbero avere degli spunti di analisi valida. Perché no? Assolutamente. Se ci sono delle perplessità che hanno evidenziato che poi si riveleranno veritiere, tanto di cappello, nel senso la professionalità è anche questo, ma evitiamo di demonizzare comunque le persone in generale. Cioè, anch'io spesso sono stato insultato perché ho un canale di Xbox e quindi arrivano i mattacchioni. Non abbassiamoci al livello del consolorismo becero perché loro sono sonari o pigliano le mazzette o roba del genere, cose che ovviamente non sono comprovabili. Quindi ecco, comportiamoci almeno in questa community in maniera matura e ognuno ha il diritto di dire quello che gli pare. Poi se uno non si trova d'accordo non li segue, come c'è gente che non segue me perché non è d'accordo con me, quindi liberissimi, liberissimi. Riprendo la chat perché comunque ecco, rispetto alla professionalità, smorzare un gioco che si attende così senza fargli almeno una coccolina non è carino. Ma lì sono gusti personali. Se uno ad esempio si aspettava un Arcane alla Dishonored, potrebbe essere rimasto deluso. Il fatto che sia votato al multiplayer in cooperativo, cioè che eccelle nel suo comparto multiplayer rispetto all'esperienza single player, che ha sempre denotato i titoli di Arcane in generale, potrebbe essere rimasto deluso. La direzione artistica potrebbe non piacere, magari gli fa schifo come sono disegnati i fatti i vampiri, che ne so, può essere per qualsiasi motivo. Il gusto è gusto, ragazzi, il gusto è gusto. Se parliamo di, cavoli, il gioco è fatto male dai trailer che hanno mostrato, che gireranno sul mainframe della NASA, va benissimo, però secondo me da un punto di vista tecnico le potenzialità ci sono e sembra anche ben fatto. Lo shooting sembra buono, poi chiaramente pad alla mano potrebbe essere un'altra cosa. Criticarlo da un punto di vista tecnico, da quello che abbiamo visto, mi sembra un po' azzardato. A gusto personale, a feeling personale, tutto può essere. Anche il miglior gioco di sempre potrebbe essere trattato tipo appestato, che non lo tocchi nemmeno col bastone, perché una roba ti fa triggerare e non guardi nient'altro. Ci sta. Da quel poco che ho visto non mi sembra che l'abbiano trattato male, non ho visto molta roba perché voglio spoiler meno possibile, voglio spoilerarmi meno possibile. Sono l'unico che non ha letto o visto nulla, tanto tra poco di più di un mese lo gioco, che me frega di cosa pensano i santoni, giustissimo, assolutamente. Grazie BD Silma, molto gentile. E mi sembra che ti avevo chiesto in un commento perché non ti convincevano le zone a livello. Forse andrebbe contro il livello di difficoltà sul gioco. No, la perplessità delle zone in livellamento riguardava più un ambito esecutivo. Cioè il fatto che ci siano molte zone esplorabili in generale. Allora, io credo. Arrivati a questo punto, cioè dove il personaggio, uno si deve fare una sua esperienza di gioco, prendere e fare dritto per dritto, vi consiglio, per non rovinarvi l'esperienza anche del livellamento, che secondo me è fondamentale, evitate di farvi boostare dalle altre persone, perché Redfall funziona così. Quindi se io sono livello, ammettiamo che il level cap sia 50, sparo un numero, non ricordo quale sia il level cap, non so nemmeno se l'abbiano detto. Se il level cap di Redfall fosse 50, io invitassi in partita Negan, faccio per dire, che è di livello 10, lo invito alla mia partita, io inizio a massacrare qualsiasi cosa e all'interno della mia partita tutti i mostri sono livello 50, lui sta lì a fianco a me a prendere l'XP gratuita e io spacco tutte cose, rovino la sua esperienza di gioco, pur non volendo. Quindi avrei preferito una progressione di tipo percentuale, come avviene su Diablo, per esempio. Cioè, tu puoi prendere e andare dove cavolo vuoi, se io sono livello 10 faccio 100 danni, se tu sei livello 1 fai 100 danni comunque, però prendi l'esperienza che ti serve
paritaria alla mia, quindi prendi la percentuale dello stesso livello di esperienza. Questo è il mio consiglio: se gruppate con delle persone, fateci piuttosto un'avventura in coop insieme. Allora, ok, evitate gli squilibri di livelli, perché se uno entra a livello 50 e uccide 50 vampiri a livello 50, voi da livello 1 arrivate tipo a livello 20 istantaneamente, magari proprio power leveling a manetta, e i primi 20 livelli magari si sbloccano delle abilità che, non so, non vi fanno godere appieno dell'esperienza, visto che è abbastanza, sembra essere abbastanza immersivo. Giocatevelo in co-op, ma partite insieme, cosa che faremo con appunto alcuni miei fedelissimi. Partiremo in live dal giorno 2 maggio, faremo delle live insieme, ovviamente con una campagna in cooperativa dove lo giocheremo insieme online, quindi porteremo l'esperienza co-op in live, poi ognuno in single player farà un po' quello che gli pare. Per darvi more content, il video del Blade lo vediamo. Mi aspetto un buon gioco, ma non eccezionale come è stato per Deathloop. Il dissing arriverà anche soprattutto per Starfield, perché non sta sulla PlayStation 5, vabbè, chiaro. Dire che Redfall non ha stile e che copi Fortnite non penso sia giusto. Secondo me non c'è assolutamente nulla di Fortnite, anche perché non è uno stile di animazione che saturi il mercato. A me piace molto, gioco molto pulito. Esattissimo Cap, troppi canali, ognuno con le proprie idee, più o meno di parte, gli obiettivi nel giudizio non sono molti. Non lo so, io appunto, non avendolo potuto provare, sono andato banalmente per statistica, quindi ho visto 20 recensioni e ho tratto per punti gameplay, stile, musica, armi, livellamento, user interface, user experience in generale, e mi sembrava che tutti più o meno fossero concordi, salvo qualcuno su 20, uno aveva espresso delle perplessità, un altro diceva il Game of the Year, tipo God is a Geek, mi sembra che fosse la testata, che l'ha definito come un candidato al Game of the Year. Personalmente non mi sembra possa ambire al Game of the Year da quello che si è visto, specie con Starfield in canna, che è ben più atteso. Però ecco, se vincesse Game of the Year Redfall io non avrei nulla da obiettare, sinceramente. L'esterno non ha profondità di Deathloop e di Dishonored, ma dentro le case è fatto molto meglio. Sì, sì, sì. Palese che giochi elargisca mazzette anche i Game Pass, le software house parlano con Microsoft, le voci non nascono senza motivo. Non posso esprimermi in tal senso perché io non ho mai visto un PR di Microsoft lasciare una mazzetta sul tavolo di un content creator, quindi non lo so. Non lo so, posso supporre, però non lo so. E da buon bergamasco di livelli il Rune ne capisce, ascoltatelo. Assolutamente sì, io vi dormo con una bolla, una livella a fianco del letto per controllare che tutto sia sempre a posto. Esatto, camperesti a scrocco, Negan, esatto. Buonasera Simo, peccato che per Redfall hanno detto di non aver fatto in tempo a implementare la Unreal 5, solo alcune feature, dopo ieri sera aspettiamo il Blade 2, che adesso andremo a vedere. Io in un futuro mi aspetto polemiche anche su El Blade, sul fatto che non uscirà su PS5. Non lo so, su El Blade non si sa ancora niente, io aspetterei prima di vedere il gameplay in generale. Quello che abbiamo visto allo State of Unreal ieri è molto incoraggiante. Stai parlando del gioco senza carattere, vado via. Ecco, perfetto, come vedete, appunto. Un'altra informazione, oltre al discorso dell'esclusività, che sì, Harvey Smith ha detto che nelle fasi iniziali dello sviluppo di Redfall, quindi parliamo intorno al 2018-2019, adesso non ricordo, all'interno dell'intervista francese di IGN quale anno citasse, nel momento in cui l'acquisizione di Microsoft incominciò a concretizzarsi, ecco, venne messa sul piatto, Microsoft chiese di dismettere la versione PS5 e di concentrarsi solo su Xbox, PC e Game Pass. Questa cosa ha subito iniziato a fare giro del mondo, del tipo, ah, ma allora anche Microsoft sono brutti e cattivi e vogliono le esclusive, allora non è il gaming per tutti, e blibli e bla bla. Come sempre c'è bisogna cercare di navigare sulla linea mediana, ecco, come non è giusto che, fra virgolette, uno abbia investito X miliardi per acquisire delle IP di pregio e quindi aumentare, fra virgolette, la sua visibilità in termini di
staff, di qualità appunto dello staff che ne fa parte. Dall'altra parte non è neanche giusto dire wow, tutto esclusive, altrimenti per forza è uno schifo, se un gioco non è uno esclusivo è uno schifo. La verità sta nel mezzo, come sempre. Io personalmente non avrei nessun problema se ci fosse Redfall su PS5, Starfield, non me ne fregherebbe niente, perché davvero sono troppo vecchio per ste robe, dove la gente si picchia perché non esce su PlayStation, che me frega. Ma resta comunque il fatto che, insomma, la dichiarazione non è proprio delle più riuscite, specialmente in un momento in cui si parla di acquisizioni dalla mattina alla sera. Quindi Harvey Smith, magari la prossima volta vai al cinema. Però piuttosto che rispondere a questa domanda, resta comunque appunto il fatto che no, PlayStation è stata tagliata fuori per volere di Microsoft, cioè sì, PlayStation è stata tagliata fuori per volere di Microsoft dalla catena di progettazione e di sviluppo, perché dovevano concentrarsi su Xbox, PC e sul Game Pass. Quindi, fine, questo è stato. Hai visto che Votoni si è portato a casa Resident Evil 4? Sì, il GOTY 2023 di Starfield, non c'è trippa per gatti, speriamo. Non si sa niente, il Blade Game of the Year, comunque per Negan. Se non ci siete, trate per tanto disagio ogni giorno a tutte le ore? Assolutamente sì. Punto esclamativo Telegram per il forum, punto esclamativo Discord per il canale Discord, che non è più solo riservato agli abbonati, ma gli abbonati avranno la loro chattina dedicata appunto con il sottoscritto, dove ci confronteremo anche per giocare insieme, appunto. E poi ovviamente il club del disagio, il club official Runewalker, che vedremo dopo, vi faccio vedere come funziona. Spider-Man uscirà insieme a Starfield, ne ho sentite a destra e a sinistra, io personalmente non me ne frega assolutamente una mazza, non credo che sia, non so se effettivamente è confermata già una data per Starfield o non lo so. No, non avete perso i privilegi da abbonati, Negan, la chat per gli abbonati è ancora riservata a voi e gioco principalmente solo con gli abbonati, quindi nessun problema. Ottobre Spider-Man, penso, ecco, il fatto che non ci sia una data poi alla fine lascia un po' il tempo che trova, vicino ai GOTY, chissà, magari sforano e se lo bevono e puntano all'anno successivo, non lo so, vedremo. E ultima informazione relativa a Redfall, la campagna, se la fate tutta di corsa, cori cori che te core, ci vogliono 20 hours, 20 ore. 20 ore. Buonasera, sì, ma stai calma. Ciao, benvenuta. Benvenuta. Arrivo al diavolo. Ciao Pat, benvenuto. Abbiamo altre piccole informazioni, dettagli che vi lascio così, poi andiamo a vedere la Game Developer Conference, che cosa hanno mostrato. Questo fine settimana, nel caso in cui non ve ne freghi una mazza dell'open beta di Diablo 4 o non riusciate a giocarla, quindi occhio al batocio, teneteveli già scaricabili visto che si possono scaricare già adesso, e nel caso in cui siate super blindati in una coda da 18 anni nella beta di Diablo di domani, è possibile giocare gratuitamente Far Cry 5, che è stato recentemente aggiornato con 4K a 60 frame per secondo su Serie X. C'è un perk su Game Pass Ultimate, che è il DLC Hours of Darkness, che ha luogo all'interno del Vietnam, se non ricordo male, che è riscattabile gratuitamente per gli abbonati di Game Pass Ultimate, quindi se avevate giocato Far Cry 5 ma non quel DLC, scaricate, riscattate, tutte cose. Marvel Midnight Suns Enhanced Edition, uno strategico a turni in griglia, super interessante, super figo, tra l'altro costa anche pochino se non ricordo male, tipo 25 euro perché è il turbo in sconto se non ricordo male. Aspetta che guardo, Ah cavoli, da solo install tu, comunque ecco, costava veramente pochino, vi lascio comunque il link, che così almeno lo prendete tutto, eccolo qui, provatelo assolutamente, Marvel Midnight Suns, ci dice il buon Dark Planet, sono d'accordo, io l'ho seguito da uno streamer e mi è piaciuto molto, mi divertirò a vedere i commenti in chat dei giocatori Sony quando ovunque ti girerai su Twitch ci sarà Starfield, io vivrò qui quando ci sarà Starfield, peccato sia tutto in inglese, purtroppo. Comunque, oltre a questo, un altro paio di informazioni veloci,
Ci saranno nuovi eventi in merito a Halo, con una playlist che all'interno della playlist della Community Collection ci saranno altri dettagli, ci saranno altre mappe che verranno aggiunte e non verranno tirate via quelle prima, quindi continuano a buttare contenuti. Tenete a mente Fucina, quindi la Forgia, Halo Infinite, Game as a Service. Ci vediamo fra un quarto d'ora, poi ve lo dico. Ecco, quello di Amazon Luna l'avevamo già trattato. Possiamo andare morbidi sui gameplay, cioè sui trailer che sono stati mostrati. Quindi andiamo direttamente a vedere cosa è stato mostrato alla Game Developer Conference. Una cosa veloce che abbiamo un quarto d'oretta, ci vediamo i più succosi. All right? Allora, vorrei farvi vedere solo un paio di cosine. La prima, eccoci, fermiamo la musica. Aleo, non c'è Stalker 2, no. Via. Unreal Engine 5.2. Questo è lo State of Unreal. Fa vedere il foliage. Ok. Qui fa vedere come l'ambiente fotorealistico, tutte cose, un sacco di robe super carine. Fatto tutto in Unreal Engine. Adesso, come si può esplorare le giungla se non è una tech demo, chiaramente. Ciao Giulio! Assolutamente. Ah, metto i sub. C'è solo inglese. Ok, qui adesso imprizza la macchina, fa vedere come lavorano le sospensioni indipendenti con i motori elettrici per ciascuna ruota. Ecco, quest'acqua a me personalmente non è piaciuta moltissimo, quella quando entrava nella pozzanghera. Comunque si vede il livello di dettaglio, cioè, miseria. Va che bel Forza Horizon 12. Salutiamo i sub che ci seguono sempre dalla Fossa delle Marianne. Sì, i sub, ah, perfetto. Beh, la resa grafica è assolutamente encomiabile, non c'è niente da dire. L'illuminazione, dinamica, eccetera, eccetera. Ecco, qui fa vedere quanti miliardi di pixel, 71 milioni di poligoni, scusate. Fa vedere, aspetta, qui, ecco, fa vedere la vernice, i riflessi sullo strato superiore della vernice, come i riflessi all'interno, esatto, l'iridescenza, fuori c'è la superficie polished, lucida quindi, e poi c'è il layer dello sporco, quindi la fanga, la polverazza e robe del genere. Benvenuti al futuro del motore grafico di Epic, esatto. Fammi vedere ste cose che mi sale la voglia di Forza Motorsport, posso capire, Voxaro, hai ragione. Sembra il primo trailer di The Day Before, uguale proprio. Faranno anche uno State of Unreal per mostrare lo stuttering next gen del loro engine? Sì, ci sarà anche quello. Sì, ma Lavala, esatto. Ok. Qui ecco, fa vedere quando passa sotto. Qui andiamo avanti un chapelin dove fa vedere... Ecco, praticamente questo è stato fatto manualmente, ok? Poi c'è la possibilità di generare degli oggetti parametrizzati per la realizzazione di alcuni environment, ok? Quindi aggiunge una roba che ha questo livello di dettaglio. Fa click, ecco fatto. Buonasera, Bhaskaram. Buonasera. Sì, poi lo sappiamo tutti che non è così. Chiaramente la tech demo è un ambiente controllato con un numero di parametri assolutamente under control. Quello che si può fare, quello che non si può fare. Vedete che spostando sostanzialmente il modello, poi l'ambiente reagisce nella maniera... Lo adatta per renderlo più morbido. Esatto, prendi di lì, mettilo di lì.
cambia tutta una serie di dettagli. Qui può spostare le varie robe, cioè da dove cadono le rocce, tutta una serie di cose che avevamo già visto in alcuni screenshot di Ninja Theory. Dovresti fare una rubrichetta sui giochi più sottovalutati del pass. È fattibile. Sì, ecco, i tempi di sviluppo tecnicamente parlavano appunto di come fosse assolutamente fondamentale creare degli ambienti dedicati, curati in ogni minimo dettaglio, ma che non sia possibile farlo per tutto il gioco in maniera parametrizzata, cioè questo non andrà a togliere il lavoro ai graphic designer, animatori e quant'altro, perché effettivamente tante altre robe andranno comunque fatte a manina. Qui c'è il sistema procedurale, va avanti, fa vedere che è scalabile e di come è assolutamente personalizzabile. Ma andiamo oltre. So che cosa volete vedere e quindi vediamo questo. Scusate, eccolo qua. Se sono sottovalutati, probabilmente la rubrica non interessa a nessuno. Ma secondo me non così tanto. Secondo me si può fare. Eccola, Melina. Basta far vedere il video di mia moglie, ok? Scusa, bollate. Hanno messo l'RTX su Elden Ring, non cambia nulla, però è più pesante. Grandissimi. I see through your darkness now. I see through your lies. I will show them how to see as I do. I will not appease your gods. I will destroy them. Ebbe. Ebbe. Good? You like it? Melina, povera te, povera Stella. Sì, ma lavati la faccia, Nico stasera ce l'ha con lavarsi, ma va benissimo. A proposito di MetaHuman, torniamo, ecco, un altro gioco esclusivo che Microsoft egoisticamente non condivide. Finalmente una dentatura verosimile, impressionante, assolutamente allucinante. Questo qua era abbastanza lunghetto. Qui faceva vedere, ecco, discorso di Fortnite, quello che è stato implementato. Ecco, questa ve la faccio vedere. Non so se l'avete vista. MetaHuman sostanzialmente cattura da un video qualsiasi, cattura la faccia, i parametri biometrici della nostra faccia, li renderizza, li traspone praticamente in maniera digitale, li rende completamente controllabili e editabili. In 5 minuti fa una motion caption col cellulare, esatto Fabio. E questo è allucinante. Un applauso a Melina Jurgens. Scusate. Grazie. Ma dov'è Forza Ubisoft? Non c'è. È ancora scottato da Hotel Renovator, deve sfogarsi. Ecco, come potete vedere c'è il casco del mock-up, quindi con un milione di telecamere, pallini, bla bla bla, per la cattura anche in motion capture, e dall'altra parte c'è la tipa col cellulare che si riprende. Ok? Ok, mettiamo i sub, ok? Qui adesso legge una frase. I need performance capture to work like a mirror. I need it to capture whether I'm acting scared or angry. And sometimes all I need is a look. Cut. Ed ecco fatto. E dici, ma che ha fatto? Ma che vuole? Prende il filmato fatto con il cellulare, direttamente lì seduta stante, cotto e mangiato, acquisisce tutti i dati, mostra tutto ciò che è stato registrato dal dispositivo. Vedete che lui intanto comincia a processare l'immagine. Quando incomincia a processare tutto, adesso andiamo avanti un ciapelino,
Ecco, prende tutti i punti biometrici chiaramente del nostro viso, li mette all'interno del software. È l'app di MetaHuman. Di MetaHuman. Oh, angry. Rabbrividiamo. Perfetto. Prende tre frame, scansiona tutte le espressioni possibili con questi tre frame, cioè la faccia la scansiona con questi tre frame, destro, sinistro e frontale, mette tutte le varie espressioni che sono codificate all'interno, che si muovono sostanzialmente i nostri parametri biometrici, li riconosce, fa vedere qui a lato in questo pannello come si muovono i nostri punti facciali per determinate espressioni. Qui è quella neutra, ok, qui è quella vuota, ha quasi finito, ok, adesso ha finito lo scan e adesso esporta l'animazione, ok. Cioè, non sono assolutamente un esperto, però effettivamente è molto interessante anche per valutare, ecco questo, eccoci. I need performance capture to work like a mirror. I need it to capture whether I'm acting scared or angry. And sometimes all I need is a look. Ecco. Del tipo. Del tipo. Poco poco, una cosa quasi trascurabile, direi. Thank you. So, Mel, what do you think? Ma aspetta, perché qui poi fa vedere, però poi cosa succede? Ovviamente qui fa vedere tutte le varie cose, ok, tutto perfetto, come si può manipolare chiaramente la faccia di una persona. E adesso dice, adesso prendiamo la faccia di Melina, teniamo solo i punti, cambiamo la faccia. I need it to capture whether I'm acting scared or angry. And sometimes all I need is a look. So the same take works even on stylized characters. Ecca. Cioè. Ok. Vabbè. Il team di Detroit poi rimandò un video, mette per Europa noleggio la stanza più grande per motion capture. No. Con un cell non credo sia vero, ma non lo so. Io nel dubbio sono rimasto abbastanza impressionato, Abbastanza impressionato. Con tutto sto grignare di denti sembra Leonida, ma vabbè, sempre carina, assolutamente sempre carina la nostra Melina Jurgens. Un paio di informazioni ovviamente sempre inerenti al Blade, dopo ci buttiamo a fare più più su Halo, perché come avevo detto, metà informazione e metà no. Hellblade, la quality è through the roof, quindi Ninja Theory spiega anche di come sarà vissuto il discorso del combat system, che sarà un'esperienza completamente differente rispetto al predecessore. Hanno evidenziato all'interno di questa intervista su WCCF Tech come l'ambito, se vogliamo, del combat system fosse estremamente sbilanciato, realizzato in maniera un po' troppo approssimativa, la difficoltà non scalasse correttamente, eccetera, quindi di come l'abbiano inserito in malo modo. Hanno sincerato i fan di Hellblade, tra i quali sottoscritto, che effettivamente il nuovo capitolo avrà un combat system degno di nota, ecco, io spero tanto, ma tantissimo. Nel dubbio dico che Epic sono cinesi, perfetto. Quindi anche questa cosa sul livello di qualità, sono assolutamente in hype, perché una delle cose che non mi è piaciuta era chiaramente il combat system di Hellblade. Sapere che ci sarà un Hellblade 2 dove sì, sarà sempre importante la narrativa, l'ambientazione, l'immersività, la storia, il disagio trasmesso proprio all'utente, sono estremamente convinto e contento di questo nuovo approccio, però come sempre, mai valutare se non si ha il prodotto in mano, mai, assolutamente. Ricordiamo che questa bella robina stanno facendo anche State of Decay 3 e anche Gears 6, ok?
non era inserito in malo modo, era coerente con la psiche della protagonista, citazione dei fanboy. Ecco, perfetto, esatto, esatto, coerente, assolutamente coerente. No, no, era fatto male. Questo era, ok, vediamo, questo era il video di Project M. Sì, esatto, questo è un altro video, sempre in Unreal Engine 5. Questo è Project M. Project M. Mazza, che volumazzo! Scusate, vi ho incenerito. Ecco, alcune cose non ho capito perché me l'ha messo. Ok. Qui, figo, alcune robe. This very idea is what sparked Project M. The informational particles that shape Project M's world. Qui appunto non si capisce una mazza, perché chiaramente il sottotitolo non c'è. Non c'è, ok. Qui sembra carino. Ci su, a quanto è alto sto audio? Preferisco Bright Memory. The information that exists in the present reality determines how the world will unfold. Alcune cose, tipo queste, sono estremamente fiche. Ma qui, boh, non lo so. This is where our journey ends for now. I look forward to seeing you all again soon. Curioso questo di vedere, eh? Curioso, curioso, curioso. Non parto prevenuto, ma curioso. Curioso. Si potrebbe aggiungere qualche altra esplosione, magari. Ok. Questo, vabbè, era... scusate, perché altrimenti partono 18.000 audio. Vediamo l'ultimo, che era appunto Infinitesimal, che parlava ancora, era una gameplay demo. Qui siamo Grounded Style, eh? 2 minuti di demo. L'ambiente è completamente diverso da quello che abbiamo visto finora, ha questa patina più sognante, è un po' più fiabesca, se vogliamo. Ecco, questa atmosfera un po' sospesa. Not just because of the size of the world. But also because we can qui, ecco, vabbè, on top of it. Fa vedere, to specialize a lot of systems very quickly. Ok. And with the built-in HLAD, we get strong runtime performance. While qui parla appunto, ecco, fa vedere. Any good if it's empty. And that's where the new packed actors and level instances ecco come be handy. Come vengono creati i vari modi di gioco. Effettivamente sembra tutto super fast, super fico, un livello di dettaglio, le illuminazioni, di come sono composte ognuna delle strutture. Qui le animazioni, nuove tecnologie appunto anche di animazioni. Effettivamente questo è molto fico. Sempre Nanite e Lumen. And can directly use high poly meshes. Qui l'ora del giorno, come viene modificato, come modifica proprio tutto, interni e esterni. Working with V5 has been a tremendous time saver for us, and upgrading from V4 was surprisingly easy. We were up and running in a couple of days. Okay. È molto fico. Queste comunque, ripeto, sono tutte gameplay demo, tutte tech demo. Grazie mille, tizio, perfetto.
Qui, allora, ragazzi, c'è di che rifarsi gli occhi, a dire la verità. Io poi vi lascio chiaramente la playlist direttamente dello State of Unreal di IGN, nel caso in cui vogliate andare a guardarvelo comodamente. Ci sono anche cose carine da vedere. Lords of the Fallen la vediamo la prossima. Ecco, questo no, lo tengo per domenica. E adesso un paio di cose volevo farvi vedere prima di tutto, visto che in moltissimi mi avete detto: ah, ma come funzionano i club? Tu che hai aperto tutti i club adesso per il gameplay, come faccio a trovare gente, tutte cose? Adesso mo ve faccio vedere. Ecco, lo lascio ovviamente all'interno del video di informazione, che così almeno siamo a post. Tenete presente, abbiamo capito, la prossima acquisizione Microsoft compra Epic. Non credo. Allora mi sposto un secondo da questa parte così vi faccio vedere. Siamo nel menu persone all'interno della console, quindi se avete bisogno di entrare a far parte del club di Runewalker Official, ovviamente vi lascio... Buon salve Cloud, vi lascio direttamente qua il link, perché non l'ho ancora messo, avete perfettamente ragione. Runewalker Club, eccoci qua, perfetto, ok. Una volta fatto ciò andate su Club, ecco, c'è il Runewalker Official Club, potete ovviamente cercarlo, cercate, entrate, fate tutte cose. Quando siete all'interno del Runewalker Official Club, cioè quando vi avrò accettato, che è questo, il club, oltre a condividere gli screenshot, tutto quello che volete, le clip, eccetera, eccetera, potete cercare gruppo, e questa cosa è una roba che non usano tutti, non promuove nemmeno Microsoft, perché sono dei citrulli. Sostanzialmente si può fare all'interno del club... fare un post, vedete, crea un post, ok? Creando un post, voi scegliete un gioco qualsiasi che desiderate. Non lo so, Halo Infinite, no, vabbè, piazziamo per Diablo 4, ok? Settate le varie informazioni, cioè che giorno volete farlo, quindi non so, sabato alle ore 20, non so, il gruppo, quello per la pubblica, per andare a uccidere Ashava, ok? Giocatori richiesti, facciamo 4, visto che il party è da 4, pubblica su e il club, ok? Perché potete pubblicare anche sulla rete Xbox e arriva in tutto il mondo, ma se lo pubblicate sul club, lo pubblicate con la nostra community... è lingua in italiano, qua aggiungete i tag se volete, quindi se serve il microfono, se non riesce, se concesse la volgarità, il turpiloquio, per cosa si fa, le età, eccetera, eccetera. Ci sono tutti i tag e semplicemente qua nella descrizione, che ne so, scrivete Ashava, Ashava World Boss, perfetto. Se dopo voi andate, una volta che siete all'interno del club, cioè a tutti i membri del club arriverà praticamente questa notifica dove io ho, cerco 4 persone per fare Ashava World Boss, non lo faccio microfono facoltativo, turpiloquio, volgarità non ammessa perché non me ne frega la mazza, casuale, cooperativo, mettiamo solo giocatori esperti, ok, visto che c'è un livello richiesto, ok, per tutte le età non c'è problema, premete il tasto di conferma e tlac, e viene messo tutto, fate pubblica e ecco, adesso ho fatto un errore nel postarlo, però vediamo se lo rifà. No, ci sono problemi su Xbox Live, anche ieri sera mi aveva fatto questo scherzo, non questo, ma a dire la verità, l'autenticazione, lo so, ma comunque è Ashava, non è Asclava. Una volta creato il post, arriva la notifica a tutti quanti e quindi tutto il club sa che voi state cercando persone per fare quella determinata roba lì. Una volta fatto questo, automaticamente vi arriveranno le persone all'interno del post che avete chiesto, voi potete comodamente accettare o rifiutare le persone, nello specifico, che si sono fatte avanti, e comodamente c'è il tasto crea gruppo. Automaticamente fa direttamente un gruppo e invita già tutti. Quindi fa già tutte cose. E questa cosa è, non dico necessaria, ma fondamentale. Ok, possiamo andare oltre. Possiamo andare oltre. Quindi adesso invito i miei fedelissimi a entrare a fare un po' di casino. Perché domani sera, appunto, ci sarà solo spazio, solo ed esclusivamente spazio per Diablo 4. Quindi intanto facciamo una bella seratina croccantina. Ah... così almeno ci siamo. Oh.
Vediamo. Ah, molto bene. Ti ho mandato la richiesta sul club, perfetto. Entrate, entrate, entrate a far parte del club. Del club. Eccoci qua. Buonasera Iena Plisken, ciao carissimo. Se qualcuno vuole unirsi c'è ancora uno slot. Abbiamo fino alle ore 23, quindi fatevi sotto. Intanto cambio titolo. Il buon Red c'è, il buon Fiora c'è? Spero di sì. Ah, forza, forza, che mo semenamo.